never die when love has gone. I know you think you'd like to run away. Never die when all my words are falling. Grazie per aver accettato l'invito di un caffè con. Prego. Pensiamo a un programma semplice. Pieno, semplice nella sua caratteristica. Una domanda che faccio comunque a tutti gli altri ospiti già precedenti, lo faccio anche a te, chiaramente lo vorranno sapere anche i nostri telespettatori. Chi è Anselma Dell'Olio? Oddio, che domanda! Difficile? No, sono un giornalista e un critico cinematografico. È difficile oggi fare il critico cinematografico? No, perché? Cioè, non più del solito. Non più del solito? No. C'è una cosa difficile. Ecco, allora, ecco, è uscito. Non so se è oggi o se è sempre, comunque da molti anni, che quando si giudicano i film italiani bisogna usare due pesi e due misure. È difficile. Cioè, c'è un, no, cioè, c'è un modo assoluto per giudicare tutti gli altri film. Quando si arrivano ai film italiani, bisogna mettersi gli occhiali colorati di rosa ed essere un po' più buoni di quello che si sarebbe naturalmente. Ha messo spesso o quasi sempre gli occhiali rosa? Sì. L'ha dovuto mettere, è stata costretta comunque. Beh, nel senso che altrimenti si diventa petulanti a dire sempre no, il cinema italiano. Però è vero, cioè è vero che la maggior parte delle volte, qui mi faccio odiare ovviamente dai. Diventi cattiva? No, non è che divento cattiva, è che il meglio che si. Quando c'è un festival, sì. Allora ci sono tanti film, arriva certo. Il film italiano, certo. Parlo dei festival, sì. dei festival di cinema in Italia, in genere qualcuno ce lo infila, no? Allora dice: com'era il film? Dice, il meglio che si può dire è: ma non è male per un film italiano. Ma si aggiunge sempre per un film italiano, non è mai assoluto. Rarissimamente, posso citarle con meno, le dite sì. di meno di una mano, i casi in cui non è così. Addirittura, insomma, è difficile. Sì. Quanta emozione le dà invece vedere un film americano, straniero, può essere anche francese, europeo? Quanta emozione invece un film italiano, se gliela dà, È che è raro, questo è il problema del film italiano, è che raramente, anche quando è vedibile, ci sono dei film molto vedibili perché abbiamo dei registi bravi, sanno girare, sì. alcuni sanno anche dirigere gli attori se li abbiamo bravi. Sì. E sono quasi sempre i testi. I testi, la sceneggiatura che non c'è più. Sì. Quindi manca comunque chi. Manca l'idea forte che regge forte. Fino alla fine. Se c'è l'idea, e non sempre c'è, sì. regge magari per 20-30 minuti massimo. Manca la grande Susi Cecchi. Sì, non vorrei sì, sbagliare. Certo. Ecco. Beh, non c'era, c'era tutto un. Allora erano in tanti, ecco, non c'era sì. solo Suso Cecchi D'Amico, c'erano anche i registi stessi, c'era Visconti, c'era Fellini. Eravamo pieni, no? Ferreri, De Sica, era una fioritura che certo, abbiamo avuto. Certo. E io però penso che non bisogna fasciarsi la testa, penso che sia così. Siamo stati la prima cinematografia al mondo per tanti anni, dal dopoguerra fino agli anni 70, non perché lo dicevamo noi, ma certo, perché lo dicevano gli altri. Certo. Poi la ruota gira. Gira. E il Festival di Roma, come l'ha trovato? Beh, direi che soprattutto per, almeno per quello che mi riguarda, per la grandissima simpatia ed efficienza di Goffredo Bettini. Ah, ecco. Che io non conoscevo bene prima. Lui personalmente è talmente divertente, autoironico, pieno di vita, eccetera, che uno vuole che riesca quello che fa. Che riesca. Altra cosa importante da dire, cosa rara nei festival, per due anni di seguito hanno vinto quello che secondo noi critici era il film migliore, cosa che non succede quasi mai. Quindi la giuria popolare funziona. Ha indovinato, ha capito comunque il film giusto. Ma sì, perché non ci sono conflitti di interessi. In una giuria normale, per esempio quello di Venezia di quest'anno, erano tutti autori. Sì. Allora, chi c'ha in odio quello, chi è geloso di quello, chi fa l'accordato, oppure come spesso succede si dividono su due film e finiscono per scegliere un terzo per non dare. Che non... Ottima, ecco, Paolo portano. Ah, benissimo. Ne possiamo continuare noi intanto la conversazione. A me caffè, grazie. Hanno portato il caffè, ecco qui. Eh sì. Posso dire una cosa? Sono tranquilla.
mi trasmette penso anche a noi, ai nostri amici telespettatori, una serenità, una tranquillità, poi sarà anche l'ambiente. Beh, poi questo è un po' casa mia, il mio ufficio lo chiama mio marito. Ufficio, mi piace questa cosa, il suo ufficio. Ci passo molte ore. Teatro, cinema, televisione, un sogno nel cassetto di Anselmo. Beh, dunque, è molto più che nel cassetto, è la biografia, un film sulla vita di Francesca Saverio Cabrini. Madre Cabrini, che era la prima santa americana, era una lombarda che ha fatto la missionaria, ha fondato un ordine e grazie agli ordini di Leone XIII, invece di andare in Cina come avrebbe voluto a raccogliere le bambine che venivano buttate via dalle famiglie anche allora, disse non a Oriente ma un Occidente, perché c'era la grande immigrazione dell'Ottocento. E crearne quindi un film, giusto? Farne un film, sì, ci sono molte biografie, io ne sto facendo uno per la Mondadori come libro, però l'idea di farne un film, e probabilmente sarà una fiction. Vogliamo dare un consiglio a chi... Gli aspiranti registi. Agli aspiranti registi. Io sono anche nella commissione cinema, non so se lo sai, io sono nelle opere prime e seconde. Insomma. Ne leggo un centinaio ogni 3 mesi, come 4 mesi. Come vanno? I testi. I testi sono fragili. Sono perché si legge fragili. Poco? Mancano le scuole? Manca la creatività che è alla base comunque Guardi, per scrivere. In genere sono sempre più ragioni. Io un'idea mi sono fatta, che forse mi sbaglio, certo. Ma l'idea io c'ho questa. Perché poi facciamo le audizioni, noi leggiamo queste sceneggiature, certo. E poi abbiamo le audizioni in cui per 2 giorni tantissime. Vengono, hanno un quarto d'ora l'uno per poi dire la loro. Ho questa impressione che in Italia i ragazzi, le ragazze, i giovani, prima vogliono fare la regia, poi si fanno venire l'idea. Cioè, non hanno l'urgenza di raccontare qualche cosa. Gli piace l'idea di fare la regia, vogliono fare il regista. Forse perché... E poi vogliono fare gli autori, molto spesso, mentre manca un buon parco di mestieranti. Un po' cioè, di esperienza. Se ognuno... di mestieranti, cioè di gente che si mette al servizio di un copione, ecco. Anziché pretendere di fare il proprio, sempre, no? Certo. Non so, gli autori sono rari, quelli veramente bravi, che hanno qualche cosa da dire. Perché il cinema è sguardo, prima di tutto. Poi è anche altro, ma è prima di tutto sguardo. Quindi se tu hai uno sguardo originale, fresco, non c'è nulla di originale, c'è di fresco, no? Di uno sguardo fresco. Sì. Ok, ma non ho questa sensazione. Ho la sensazione che è costruito tutto a tavolino e non viene da un'urgenza. Cioè, un testo deve emozionare, giusto? Beh, prima di tutto chi lo fa? Così, perché se non emoziona te stesso non puoi emozionare. Poi quando parliamo con loro, perché si sente molto che vogliono fare, vogliono fortissimamente vogliono. Ma non è che dalle parole, delle altre parole si capisce un vero senso di urgenza. Per te che colore è il cinema? Non ha un solo colore, è tutti i colori. Tutti i colori. È l'arcobaleno, è anche il bianco e il nero. Anche. È luci e ombre. Luci e ombre, è affascinante però una pellicola in bianco e nero, mi sbaglio. Tutto sembra più importante in bianco bello, e nero, un bel bianco e nero luminoso. Quindi abbiamo dato dei consigli a nuovi registi, anche agli attori, vogliamo darle a queste giovani attrici, attori. Allora, per gli attori, io lo dico spessissimo in trasmissione, no? Faccio cinematografo, i nostri attori, io soffro per loro perché non hanno la palestra. Loro sono bravi e riescono anche nei nostri film, per esempio nei film di Mastrandea sono sempre, tu li vedi e li guardi, felice. Fabio Volo, un altro molto bravo. Però hanno poca gamma di ruoli su cui esercitarsi. Ecco, esperienza, manca l'esperienza. Ma perché dove vanno? Cioè, dove vanno? C'è un parco limitato di film, facciamo meno di 100 film all'anno. Pochini. E tra questi se ne vedono in realtà forse 50, quindi non pochissimi. Sì. Poi non c'è una vasta varietà di generi. Certo. No, perché la comicità è sempre di un certo tipo. Accendiamo comunque queste luci del cinema, della ribalta per questi giovani. Diamo qualcosa, anche le istituzioni dovrebbero creare qualche cosa. Questo è l'errore, questo è il più grande errore che si possa fare. Allora, io sto dentro la commissione. Ecco. Ci vogliono i produttori, quelli che rischiano in proprio. Perché io quando vedo i primi film della nuova generazione di bravi autori americani, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Magnolia, l'ultimo Darjeeling Express di Wes, eccetera. Quando vedo i loro primi film,
Alexander Payne, un altro, quando vedi i loro primi film, io dico, ma io voglio conoscere quel produttore che ha letto questo copione di un totale sconosciuto e ha detto, io rischio con questo. Ecco, oppure bravo. I primi film dei fratelli Coen. Io quei produttori e quelle produttrici servono all'Italia. Certo. La presenza, come c'è stato ormai da molti anni, dello Stato, anche se ha molto migliorato le cose il governo Berlusconi, perché almeno non è più il 100% a fondo perduto. Certo. Quindi i magazzini sono pieni di film mai distribuiti, mai usciti, mai visti, ecco. O visti un paio di giorni e poi li tolgono. Però perché uno poi si siede, tanto il 40%, adesso almeno... non più del 50% per i lungometraggi di fiction. E poi ci vuole la professionalità. Adesso bisogna presentare il curriculum, anche se è un'opera prima, se hai fatto l'aiuto, se hai fatto qualche scuola, se hai fatto qualche corto. Prima no, prima era tieni, regalo, fondo perduto. Adesso se il film fa soldi, come per esempio ha fatto La notte prima degli esami, che ha avuto, poi in più promuove i generi, dal governo Berlusconi in poi, invece di insistere su questa autorialità abbastanza povera, generi, perché il cinema vive sui generi. Certo. I polizieschi, i thriller, gli horror, le commedie, adesso un pochino cominciano con quelli delle liceali, no, dei giovani, quelli un pochino, ma ci vogliono di più, perché se lei vede o se tu vedi i film tutte le settimane, come vedo io, le classifiche, ma non solo dell'Italia, ma dell'America, dell'Europa, in testa alle classifiche c'è sempre l'horror, il thriller, il poliziesco, la commedia, quello è il pane e il burro del cinema, fai quei film lì e poi con i soldi fai anche film più rischiosi, ma quello è la base, partire dal non lo da Stato, quella, no, e quello ammazza la creatività dei e l'amore del rischio del produttore. Certo, vogliamo aggiungere qualche altra cosa a questa nostra chiacchierata? Che cosa? Non lo so, un consiglio, vai, chiudiamo in bellezza così. Allora chiudo con un detto popolare. Ecco, benissimo. Gente allegra, Dio l'aiuta. Questo sì, sicuro. L'importante è avere anche basta piangere, basta fare signora mia. Piangersi ecco, il precariato, l'immigrazione. Ecco, benissimo. Costruiamo. Benissimo. Allora, dopo questo sorriso chiedo a te, Anselma, durante la giornata, come ti senti, più sole o più luna? Io sono del leone, quindi sono più solare, ho anche un sacco di... sono anche moltissimi pianeti in cancro, che è il segno della luna. Quindi l'interiorità è luna, l'esteriorità è sole. Sole. Beh, sì. Allora, la produzione di Un Caffè Con ti regala questo piccolissimo omaggio, se vogliamo aprirlo. Va così. Bene, grazie. Ho fatto, spero, una bella chiacchierata. Oh, che è bello, sole. Il sole, perfetto. Grazie. Telecamera. Sì, sei solare, quindi dai speranza e creatività veramente a tutti i giovani. Un Caffè Con ti ringrazia. Ti ringrazio di cuore. Ringrazio il regista Gianni Petrizzo, operatore Gerry Giaccio, programmista Fabiana Esposito. Grazie ancora e in bocca al lupo. Prego. Per i giovani, per te, per il lavoro, per tutto. Grazie altrettanto. Grazie.